Dai Binotto, Ferrari riprenditi, Ferrari riprenditi! Dai! Però oltre a Binotto c'è un altro Emiliano che in questo periodo ha un rapporto difficile con le automobili. Prenderò un incidente in autostrada e ricovero. Poi quel post sui social per rassicurare i fan, sto bene. Si è spaventato, l'hanno ricoverato, ma adesso è già a casa e dice che sta bene. Certo, dai filmati che fa non sembra. Comunque, è ancora oscura la dinamica dell'incidente, perché io ho come la sensazione che abbia perso il controllo dell'auto per una ragione, perché lui stava fotografando un UFO. No, non ridete, guardate che è difficile mettere a fuoco un UFO. Si muovono, a meno che tu non gli telefoni e gli credi. Per favore, puoi stare un attimo fermo lì che ti fa... La Tonini lo sa bene, La Tonini lo fa così. Siccome è scaltra, lei chiama gli UFO e gli chiede se possono fermarsi un momentino. Veramente. Così la foto non viene mossa. Tu mi dirai, ma di che cazzo stai parlando? Oh, Cicci, sono mica io che ho detto che vengono sfocati. Sono i deliri di Red Ronnie e della Tonini. Ma non ve ne parlo adesso. Nella prossima dimensione. Nella quarta. Nella quarta. Io da ragazzo ho fatto un po' di karate, no? Ho avuto un insegnamento incredibile dal mio maestro che arrivò un giorno con l'occhio nero. Questo era quinto dan, preso da Hiroshi Shirai in Giappone. E lui mi spiegò che a un semaforo un camionista era sceso, lui era piccolo, e gli aveva detto mezza pippa, mi hai stretto, testa di cazzo, così, una roba del genere, no? E cioè lui mi ha tirato un pugno. L'ho solo attutito, l'ho preso volontariamente. Dico, ma scusi, ma mi scappava da ridere perché con due dita l'avrei potuto uccidere. E perché non hai reagito? Perché l'ho fatto contento, l'ho mandato via contento. Occhio alle connessioni domani, che sono due volte che parliamo di UFO e cadono le connessioni, è vero. Ho conosciuto Marina Tonini perché ha organizzato un non collettivo. Ultimamente mi sta mandando molti filmati perché di recente, Marina, se non sbaglio, ci sono tanti avvistamenti di oggetti non identificati, oggetti di luce. E allora cominciamo a vedere qualche video. Questo l'hai fotografato tu? Sì, questo è un video che ho fatto io su richiesta, perché ovviamente tutte le volte che ho visto, diciamo, le astronavi non avevo il tempo di prendere il telefonino, quindi ho fatto proprio la richiesta a loro, ho detto sentite, cioè io non posso dire che vedo gli extraterrestri tutte le volte, ora che prendo il telefonino sparite, quindi fatemi la cortesia di rimanere. Voglio farti vedere un video che secondo me è quello più impressionante, perché si vede un UFO che entra nel cratere di un vulcano. Questo non può essere di sicuro un aereo, perché un aereo non resisterebbe dentro a un, cioè non è una roba terrestre. Cioè qui Marina è chiaro, questa cosa qui. Sì, succede molto spesso, a volte sono le entrate ovviamente per la terra cava. Grazie Marina. Grazie Red, a te, figurati, grazie. Horus sta pensando tutto. Yamanjá sta pensando tutto. I problemi è perché... Cosa c'è? Ho dato una trambata nel divisorio delle... L'abbiamo letto. Ho fatto un incidente perché il problema degli alieni è che vengono mosci, sfocati. Allora cercavo di fare la foto agli alieni, cazzo, ho dato una trambata. In macchina, infatti, meglio guidare e non... E va bene. Ma per fortuna che c'è Pirelli. Che c'è Pirelli. Le gomme, sì. In foto e video non si riesce mai a prendere gli UFO. Eh beh, certo, è difficile. Perché davanti a un obiettivo vanno in paranoia. Ma no, non credo. Che sono senza trucco. Ma non credo. Metti i filtri. Sì, vabbè. C'ho le squame in disordine. Le squame, perché... C'ho tre teste lavate, una no. Ah, ne hanno quattro di teste. Allora si agitano. Sì. E scappano a destra, a sinistra come schegge impazzite. Sì, si rifugiano dentro lo stromboli. I vulcani. Ah, vanno dentro perché il vulcano. Loro vivono nei vulcani. Sì, certo. Perché la terra è cava. Sì. Lo sanno tutti. È tutta cava. Tutta, altrimenti come farebbe a stare a galla nello spazio? Ma non sta a galla. Se fosse piena andrebbe giù. È logico, no? No, non è logico. Non diciamo nella terra cava, tra le altre cose,
case, ci sono case popolari aliene a equo canone. Ma cosa? Perché no, non ci ho potuto permettere un'altra dimensione. Io lo so, sì, perché all'interno della Terra ci sono stato. Lei è stato all'interno della Terra? Ho visto i mari, dinosauri, funghi enormi. Vabbè, quello è... Secondo voi, a Giulio Verne, chi è che gliel'ha data l'idea del viaggio al centro della Terra? Ah, è sua, Redroni, è sua. Facile scrivere i libri col culo degli altri. Ma comunque... Vabbè, lasciamo, diamo per scontato. Eccolo lì. Chi? Eccolo lì, adesso lo immortalo. Cosa c'è? Cos'è un alieno? Cos'è un alieno? Ah, urca. Lo immortalo. C'è un'astronave aliena parcheggiata davanti al tabaccaio. Perché loro vanno a giocare a Superenalotto. Gli alieni. Che loro i numeri li sanno prima. Caso. Avete mai conosciuto uno che ha vinto il Superenalotto? Ah, tutti gli alieni. Perché vincono tutto loro. Certo. Adesso certo. Lo immortale. Sì. Solo che se c'è John davanti. John! Chi è John? Vuoi togliere il cazzo di... Chi è John? Togli... John! Cosa John? C'è? Ma chi è John? John! Ma con chi parla? È John Belushi. John Belushi. Ah. Stende lenzuolo dall'altra dimensione che mi va su davanti alla finestra. Volevo fotografare i cosi. John, lo puoi far doppio. Così se almeno... fai lenzuolo doppio, non arriva davanti alla finestra. Perché c'è John Belushi nell'altra dimensione che stende le lenzuola. Se no, non riesco a fotografare l'alieno. Che gioca al Superenalotto, sì! Che è un peccato, togliamo sto lenzuolo, così lo becchiamo l'alieno. John Belushi, poverino, è una sciagoma, perché è una sciagoma? È una, sì, è simpatico, è morto. È diventato un maniaco della polizia. Nell'altra dimensione, sì. Nella vita di qua era un eroinome, si faceva di speedball, tira la cocaina con le reine. Sì, no, infatti... Adesso fa 6 lavatrici al giorno. Ma vede che... Spende un capitale in Schiffer. Va bene. Io non ho mai visto una dimensione così in ordine. Vede, ma morire gira con sto cazzo di gambioline e la cristina sulla testa. Addirittura John Belushi. Niente, non mi sente. Non la sente, vabbè. Perché lui pulisce con le cuffiette. Ascolta la musica. Ascolto tutto il giorno, ascolta. Perché la domenica mi lasci sempre sola di Rita Pavone. Ah, John Belushi è un amante di Rita Pavone. Ora chiamo la Tonina e le chiedo di dire agli alieni se possono atterrare in cortile vicino alla stradiera della bicicletta. Se si riesce cosa fa? Avete visto? Cosa? È andata via la connessione. No, ma l'ha fatto lei con la voce. Quando dai. Si parla di Roma, quando si avete visto? Quando si parla di UFO, cadono sempre in connessione. Ma lo fa lei apposta, è ovvio. Vabbè. Per fortuna che c'è Etere. Certo, chi è? La divinità dell'aria superiore. Ah, Etere, sì. Che pensa a tutto. Certo, c'è Etere. C'è Tagete. Chi è? Il dio del sottosuolo che pensa a tutto. C'è anche Tagete. Ma per fortuna io c'ho Fastweb che connette tutto. Vede che poi alla fine gli alieni ci proteggono fin dai tempi di Atlantide. Ah sì? Io so perché all'epoca ero reincarnato in un venditore di Alka-Seltzer. Non ci credo, no. Quando Atlantide è finita sott'acqua mi si è sciolto tutto il magazzino e mi è andata a pagarsi l'attività. Certo. Ma io ero sereno. Era sereno. Perché c'ho io... Questa cosa è incredibile. Io ho avuto un maestro di karate. Sì, è vero. Si chiamava Nobur Corbelli. Chi? Nobur Corbelli. Dunque, incredibile. No, Nobur Corbelli poteva uccidere chiunque con due dita. Certo, chi fa karate. Così, certo. Facevo. Eppure lo menavano tutti. Perché? Arrivava il camionista, boom, un pugno in faccia. Allora loro un cazzo nei coglioni. Ma perché? Perché così tornavano a casa contenti. Perché avevano menato. Nobu Corbelli. Vabbè, ma che modo è? Cioè, fai conto che era sesto dan. E però ci faceva menare. Cioè, lui poteva uccidere chiunque. Però ci faceva. Se oggi gli emiliani sono famosi per essere solari, bonaccioni. Sì, è vero. È perché tutta l'Emilia Romagna nel 1986 ha menato Nobu Corbelli. Sono diventati tutti di buon umore. Poi io ho smesso di fare karate perché poi è arrivato Bruxelles e dice: aspetta, che c'è un alieno nudo. Cosa c'è? Oh, cazzo, c'è un alieno nudo che mi gira per casa. Non ci credo, no? Sì, te lo giuro. Aspetta un attimo. Sì, è salta la connessione. Aspetta che. C'è sto cazzo dell'alieno nudo e ce lo faccio che mi vedere gira per casa. Ce lo faccio vedere. Eccolo qua, è appena uscito dall'armadio di mia moglie. Ha fatto la foto. Va bene, basta così, grazie.